ci troviamo a Piazza delle Cinque Lune. Per chi non l'avesse mai capito. Perché ci siamo fermati qui? Perché chi non avesse ancora visto il film, che è un classico, Piazza delle Cinque Lune, che si trova con grande facilità su internet, lo deve andare assolutamente a vedere. È stato uno dei primi tentativi di svelare in retroscena della realtà italiana il regista è stato un ottimo regista, in parte emarginato, sì, proprio grazie al film che ha fatto. Ve lo consigliamo, si chiama Martinelli. L'altra cosa che voglio far vedere, che voi vedete qui c'è un McDonald's, e questo è il simbolo della trasformazione, perché lì c'era un negozio che vendeva i prodotti delle abbazie, dei conventi, me lo ricordo, dei frati, me lo ricordo, le cioccolate e i liquori fatti dalle abbazie. Adesso c'è McDonald's, questa è la trasformazione della società. Da religiosa, rituale, sacra, a... anche se erano liquori, ben inteso, ti immagino. Però sacri. Sacri, benedetti della Madonna, sì. Anzi, benedetti dei padri fondatori, sì, dai padri fondatori di ogni singola congrega fratesca. Ok? Pace e bene. Quasi, che allora, dai. Dopodiché io non ho niente da aggiungere, perché sei tu che devi fare il commento al convegno a cui abbiamo partecipato. Okay. Gira per cui io giro e ammiro. Qui ci sono delle giovani ragazze che in Piazza delle Cinque Lune discutono delle cose loro, che oltretutto non ci interessano per nulla. Al massimo possiamo far vedere cosa scrive L'Avvenire, il quale Avvenire, essendo il giornale dei preti, è molto preoccupato del pericolo che c'è nella democrazia. Il titolo è questo: la democrazia nel mirino, è la democrazia nel mirino. Attacco al Parlamento più antico, 4 morti a Londra, e sull'Europa minacce di Erdogan, nessuno al sicuro. E per dirlo i preti è giusto, perché ti immagini i preti, ti immagini se non se la prendono con gli islamici. È una concorrenza fra preti, fra caste sacerdotali, che è la concorrenza più terrificante che ci possa essere. Quindi, ecco, fatto ovviamente, poi non solo, poi c'è un articolo che vedi di Vittorio Parsi, Tempo di coraggio, niente di meno. Capito? Allora, prosegui. Allora sentiamo i commenti che io faccio miei del convegno che abbiamo fatto e che Orazio ha scritto. E che a cui non ci hanno permesso di parlare. E come immagini, per le varianti sul tema non sono accettate né dai quelli che comandano, né da quelli che contestano il comando. Detto questo, queste cose qui verranno ovviamente messe da Orazio, online. Sarà cura di Orazio di mettere online su Alba Mediterranea. Eccolo qua. È andato, come si chiama? È andato a fare una cosa simpatica comunque. Cioè? Non so, dove è andato a fare un convegno simpatico. Vabbè, adesso non mi ricordo. Allora, andiamo avanti. Qui, allora, bisogna cominciare a fare un po' di punti fermi. Noi siamo andati a questa conferenza di modifica, diciamo, di presentazione del progetto di legge della modifica della costituzionale, ma più che modifica io la chiamerei restaurazione, riveduta e corretta. Vabbè, che secondo me è la migliore descrizione, sì, possibile di, allora, questo qua. I nostri amici possono valutare esattamente la portata di questa riforma proposta, perché noi abbiamo registrato gli interventi dei due promotori. Certo, e allora noi non solo siamo d'accordissimo su quello che, diciamo, abbastanza di buono
è proposto di nuovo, che è abbastanza poco, bisogna essere onesti, ma soprattutto siamo ancora più realisti del re. Perché? Perché in questa modifica in pratica non è stato fatto che la riesumazione dei diritti, della tutela dei diritti e dei valori della commissione costituente del 1946-47. Quindi, è 48, nel 48, no, a dicembre, votata, a dicembre del 47 l'hanno votata, quindi nel 48 è entrata in vigore. Allora, questo per dire che questi signori non si sono inventati un cazzo di niente, sono andati semplicemente a rileggersi i verbali della Commissione Costituente e le hanno, diciamo, esternalizzati per, diciamo, accentuare dove ce ne fosse stato bisogno la essenza e l'animus a cui tendeva l'articolo della Costituzione piuttosto che un altro articolo. Quindi in realtà hanno fatto solo un'opera di restauro, diciamo. Beh, così. Un restauro anche utile in ogni caso, utile, perché visto utile restauro, la deriva che ha preso questa annullamento di qualsiasi principio e elemento costituzionalistico, inteso che se la Costituzione rappresenta una modalità di potere popolare, quello che sta avvenendo, ma noi l'avevamo già detto da qualche decennio, attraverso l'Unione Europea è semplicemente l'annullamento del popolo, dei diritti del popolo, e della sovranità dei popolare, cittadini, dell'eliminazione del concetto di cittadino e della sovranità del cittadino, esattamente, che è strettamente connessa, a favore degli interessi economici della Trilateral, dell'Aspen, dell'Aspen Institute e della Rockefeller e le grandi e quant'altro. E corporation. Allora, entriamo nel merito. Lì, in quei video che poi adesso vedrete, perché noi li abbiamo registrati, si parla appena velatamente di quello che adesso dico, cioè del dettato dell'articolo 1 della Costituzione, articolo 3, articolo 4, 35, 36, 38, 46 e 47. E qui faccio vedere due schemi, due statistiche. Questa è una statistica che riguarda gli occupati extracomunitari rispetto agli occupati autoctoni. Direi anche autarchici. E qui si vede che la Croazia c'è il 37% meno di popolazione estranea, diciamo, immigrata rispetto agli impiegati nazionali. L'Olanda ancora un po' di meno, eccetera eccetera, fino ad arrivare all'Italia, Grecia e Slovenia, che sono le ultime. L'Italia ha il 6,9% di impiegati in più rispetto alla totalità dei presenti sul territorio italiano di quella etnia rispetto ai cittadini italiani, cioè i cittadini italiani sono 60 milioni, gli impiegati sono 22 milioni più o meno, loro hanno un 6,9% in più rispetto agli impiegati italiani sulla base della popolazione residente loro, per capire. Questo è un'altra statistica, sempre Eurostat, in cui si vede la stessa dimensione, cioè gli impiegati rispetto degli impiegati esteri rispetto agli impiegati italiani, e qui abbiamo ad esempio addirittura che il 14,9% dei residenti europei, cioè di quelli facenti parte della comunità europea, rispetto alla popolazione residente loro, e hanno addirittura il 14,9%, per cui in tutte e due le classifiche siamo soccombenti. E qui abbiamo una terza statistica che è drammatica, che è stata fatta dall'ufficio di indagine demoscopica della Fiat, in cui si vedono che qui all'inizio abbiamo circa 200.000 operai impiegati nella produzione di automobile, che gradualmente, ovviamente non è una linea... Beh, all'inizio quando? Lì, secondo te? Inizio 1900. Ah, ecco, siamo all'inizio del Novecento. Cioè, quando è nata la Fiat? Era piena. Quando è nata la Fiat? Era umana piena. E quindi la riga, come dicevo, non è così rettilinea, perché è una... Sì.
oscillazione, è una sequenza di picchi, ma fra un ma le medie sono la queste. Media è questa qua, questa è la linea media, e quindi si vede che parte da un massimo e gradualmente arriva allo zero, al punto zero dell'asse cartesiano. E quindi e qui vediamo poi altri punti di riferimento, per esempio quest'area qua, da qui compresa in questo triangolo qua, era la capacità totale di spesa degli operai, cioè gli operai avevano questa, adesso lasciamo stare, all'interno la, di cifra, lasciamo stare la cifra assoluta, all'interno di, quel all'interno di questo triangolo. E l'area delle auto acquistate da operai in tutte le epoche fino a questa data qua è quest'altro triangolo qua, come si vede si va sempre più restringendo, e questa invece è la quantità di auto prodotte complessivamente dagli robot. Sì. Questo è il punto, invece questa linea qua è il punto di equivalenza di produzione fra quello, le quantità macchina auto uomo, che producono un uomo e quella che producono i robot. Il punto quindi di demarcazione. Il punto di culmine, esatto, o di trapasso è il 1 gennaio 2020, mancano 3 anni al momento in cui ad arrivare all'equivalenza e mancano solo 13 anni al momento in cui nessuna macchina sarà più prodotta da un uomo. Ci sarà qualche uomo in qua e là che sarà preso a schiaffoni dai robot guardiani, certo. Ci sono anche i robot che fanno la guardia. Qui invece abbiamo, a partire da questo punto, questa area che è delimitata da queste due ascisse, che poi vediamo che cosa rappresentano, e questo triangolo interno è quello che determina la produzione delle auto esclusivamente prodotte dai robot, e vediamo che c'è una percentuale che cresce fino ad arrivare al totale del primo triangolo, esattamente e questa qua invece è l'area della residua capacità di spesa e consumo di spesa degli operai, cioè questo triangolo compreso fra questo vertice qua dello zero e questo limite della demarcazione, cioè scende in maniera iperbolica per arrivare a zero, e poi arriveremo al punto da questo momento in poi del 2020 in cui ci sarà un surplus produttivo, perché nessuno potrà più comprare le macchine, gli operai che lavoravano dentro non hanno più nessuna capacità di acquisto, eccolo qua. Qua c'è la capacità di acquistare una certa quantità di auto e qua non c'è più. E quindi si crea questo aumento surplus produttivo. Oh, da tenere presente che qui si tratta dell'operaio tipo, cioè dell'operaio Fiat, certo, cioè l'operaio privilegiato, certo, oltretutto. Certo. Ma questo stesso discorso vale anche per qualunque tipo altro di lavoro, qualunque altro tipo di lavoro, perché questo, nel frattempo che noi esaminiamo questi dati, l'evoluzione della cibernetica, della robotica sta facendo passi da giganti, per cui entro 10 anni, ed è qui non solo l'annullamento della produzione umana nelle fabbriche automobilistiche, ma in qualunque tipo di factory, diciamo così, sì, factory, di qualunque tipo di fabbrica, ci sarà lo stesso identico problema, perché come automatizzano la produzione le fabbriche di automobili, così anche quelle di piatti, di vasellame, eccetera. Ma anche la prostituzione con le bambole di gomma, certo. Quindi vedete bene, care puttane, care donne, che potrete... Vi rubano il mestiere più antico del mondo, vi sarà rubato. Anche quello. Non potete mai più considerarlo. Beh, ci sono sempre i froci, ma insomma, fanno delle bambole, i robot froci. Sì, delle bambole con dei grandi buchi di dietro. Buchi neri. Nei bamboli, dei bambolotti. Con dei buchi neri. Sempre. O marrone. Allora, qui andiamo a vedere. E a un certo punto si arriva alla fine del lavoro, poi vediamo che cosa significa. E qui abbiamo, quando oggi abbiamo sentito i due interventi, nessuno dei due interventi ha poi parlato dei quattro poteri dello Stato, che finalmente emerge dalla Costituzione, cioè legislativo, esecutivo, giudiziario, ma in primo luogo monetario, perché abbiamo si sono lamentati del fatto, ma nessuno l'ha dichiarato ufficialmente, questo è da mettere in Costituzione, che i poteri dello Stato non sono 3 ma 4, sì, in cui il primo, quello monetario, mi sconosciuto e taciuto e tacitato da sempre, è invece quello più importante, perché in uno Stato evoluto, in uno Stato dove c'è un'economia
diciamo di mercato in cui c'è appunto un mercato, non può non esserci il controllo da parte dello Stato del potere monetario. Beh, c'è sempre stato fino adesso, perché ricordiamo che il controllo da parte dell'impero romano, della gestione ufficiale della struttura dell'impero sulla potestà monetaria era rappresentato anche dalle immagini, dagli immagini degli imperatori. Poi non è andata più così. Sul verso. Dopo non è andata più così, perché quando Edoardo III voleva i soldi doveva chiederli ai fiorentini. Io sto parlando dell'impero romano. Ma non è stato sempre così. È stato molto di più, invece, come ti sto dicendo io, che qualche banchiere, come gli Strozzi, ad esempio, che non a caso richiamano Strozzi. Nel tardo Medioevo. Non siamo nell'impero romano. È uguale, perché la riforma che ha fatto Carlo Magno era fatta in funzione proprio del recupero. Ma l'impero era carolingio, non romano. Ti sto dicendo, l'impero romano è stato un unicum. Come volevo dire? Io citavo quello. Ma non era un caso proprio, era improprio, perché hai citato un caso che è stato un unicum e quindi non fa testo. Anzi, è il contrario. Fa proprio testo proprio perché. C'hai ragione te, che te devo dire. È così. Va bene. Allora, andiamo avanti, non mi interrompe per cortesia, perché sennò siamo qui 3 anni. Allora, invece, la cosa altra importante che andava detta in questa occasione, che è una specie di occasione fondante, direi, per quello che riguarda gli elementi validi, profondi, fondamentali, appunto, della diciamo restaurazione, come ho detto, o implementazione restauratrice, chiamiamola così se vogliamo, in cui vanno evidenziati i 5 elementi fondanti dello Stato, cioè il territorio, i cittadini, le materie prime e gli alimenti, l'energia, il sistema monetario e poi anche, come appunto già ho detto in più occasioni, non in questa palcoscenico dove non mi hanno fatto partecipare, in cui si va ad evidenziare un fatto derivante dai due dei 3 argomenti che ho citato prima, e cioè che è necessario in uno Stato di diritto che ci sia improntato fin da subito un reddito di cittadinanza per tutti gli esodati, gli estromessi dal mercato del lavoro, che saranno la totalità della società umana attorno al 2030, quindi non ne parliamo di chissà quale futuro, parliamo di un futuro quando di dopodomani. Già morti e risuscitati. Tu sarai morto, io forse sono ancora vivo. No, io sono morto e risuscitato. Io invece forse potrei essere ancora vivo e vivere questa sorta. Cristianamente sarò un risuscitato. Vabbè. Quindi, e non sotto forma di zombie. Questa cosa che stiamo dicendo non la diciamo noi, diciamo assumendocene la paternità assoluta, al contrario, perché qui abbiamo The End of the Work, The Decline of the Global Labor Force and the Down of the Post-Market Era, cioè la fine del lavoro, il declino della forza lavoro globale e l'avvento dell'era post-mercato, è un autosaggio di economia scritto Jeremy Rifkin, è pubblicato in Italia nel 2002, ma del 95. Quindi... Ora, una piccola considerazione su Rifkin. Rifkin è stato, sempre a livello di gente che sapeva leggere e scrivere e fare di conto, è sempre stato considerato moltissimo, tanto è vero che i suoi libri sono stati tutti pubblicati nelle edizioni economiche. Lui mi pare che era il professore alla Columbia, quindi non era l'ultimo stronzo. Appunto. Allora, malgrado questo, tutto quello che ha scritto, anche tutto quello che ha scritto a favore dell'idrogeno e tutto il resto, è passato in Italia come una ventata sui cervelli, però non ha lasciato traccia, perché lui sono un branco di testa e di cazzo. Una piovigginata di aprile. Ecco. Esattamente. E quindi, a fronte di centinaia di migliaia di copie vendute, allora, Rifkin, che probabilmente ben pochi hanno letto. Certo, Rifkin dice cose molto interessanti, pure se sorpassate, e le leggiamo. Quindi, ad esempio, dice che prima della rivoluzione industriale più del 90% della popolazione mondiale si occupava di agricoltura e nella prima rivoluzione industriale le grandi masse dei lavoratori dell'agricoltura lasciano la terra per andare ad operare nelle fabbriche. Non quantifica, passa alla seconda rivoluzione industriale, le macchine e l'automazione prendono il posto dell'uomo nell'industria manifatturiera e le masse dei lavoratori lasciano le fabbriche per spostarsi nel terziario ed adottare il computer come strumento di lavoro.
Ormai siamo nella terza rivoluzione industriale e, come ho detto, nel 2030 saremo in piena e quasi finita quarta rivoluzione industriale, ma parliamo della terza. Ora siamo nel corso della terza rivoluzione industriale, la quale è incredibile, l'incredibile progressione della potenza di calcolo dei moderni laboratori pone in esubero un crescente numero di lavoratori. Attualmente solo il 3% della popolazione si occupa di agricoltura, ma grazie alle macchine agricole la domanda è ampiamente soddisfatta dalla copiosa produzione, quindi non è più un regime di scarsità come era fino a qualche decennio fa. A seguito di questo, la realtà vuole che le masse di lavoratori che escono dal terziario entrano a far parte però del mondo della disoccupazione. Quando si ferma qua Rifkin, io invece porgo avanti il paletto dell'indagine, dico: quando entro 10 anni arriverà la quarta rivoluzione industriale, non sarà più soltanto un declino del lavoro industriale da parte dell'uomo, ma sarà un declino totale per quello che riguarda la possibilità lavorativa in competizione con una nuova genere senziente come quello dei robot, che sono più forti di noi, non si ammalano mai, durano un'eternità, basta sostituire qualche pezzo di ricambio ogni tanto, non costano niente per ora di lavoro una volta comprati, eccetera, eccetera. E hanno la ruggine al posto del cuore. Ecco, e quindi qui a questo punto occorre fare tutta una serie di indagini e verifiche. La cosa importante che va messa in atto è chiedersi intanto se è possibile dare un reddito a tutti i cittadini e se... Aspetta, vediamo un attimo. Sì, va, tieni. E se... non mettere il dito sopra il dito. Non mettere. Okay. E se questo reddito è utile e se questo reddito è possibile andarlo a individuare, a cercare di capire dove... trovare e rendere disponibili queste ingenti somme che occorrono per dare un reddito di cittadinanza a tutti i cittadini. Tralascio tutte le osservazioni che vi andate a leggere per conto vostro, perché altrimenti rimarremo qui. E lo trovate su Alba Mediterranea. albamediterranea.com e Alba Mediterranea 1 con la cifra 1. Alba Mediterranea 1. E allora passo direttamente ad alcune considerazioni. E quindi deve essere un reddito, non una specie di sovvenzione sociale o quant'altro, ma un reddito di esistenza, a prescindere da quello che uno fa e da quello che uno merita. Chiunque deve avere un reddito di esistenza garantito dalla culla alla tomba. Qui si analizza poi come anche riuscire a reperire queste somme. Dunque, beh, questo non dobbiamo parlarne adesso. No. Se sono interessati, gli amici lo vanno a leggere. Allora andiamo avanti, perché qui è tutta una disamina abbastanza lunga e va riflettuta. Anche serve ovviamente questa da qui ai prossimi 13 anni. Questa reddito di cittadinanza servirà per rendere possibile una possibile trattativa fra il datore di lavoro e il lavoratore, perché il lavoratore avrà la possibilità di essere supportato in questa sua trattativa dal fatto che non morirà di fame, ai margini della strada. Non sarà messa ai margini e sotto i ponti, perché avrà quel reddito di cittadinanza che gli permette una trattativa dialettica. Tralasciamo altro. Qualcosa è stato accennato nel dibattito di questo che adesso dico oggi. Dunque, ciò che è importante. Dunque, da più di 30 anni, infatti, nei paesi ricchi si sviluppa una disoccupazione di massa che niente sembra permettere di arginare, poiché progredisce in tutti i paesi industrializzati, quali che siano le politiche adottate, a causa della crescita della produttività e non della liberalità del mercato. Quindi
a causa della crescita della produttività, l'innovazione non crea più automaticamente occupazione, ma il lavoro diventa raro. Ciò non vuol dire che sparirà immediatamente, come aveva detto imprudentemente pronosticato Jeremy Rifkin negli anni 90, ma che a causa dell'automazione, come abbiamo visto dagli schemi che abbiamo dimostrato all'inizio, e dell'informatizzazione e della robotizzazione, si producono sempre più beni e servizi con sempre meno ore di lavoro umano e, per finire, con sempre meno uomini applicati all'industria o all'attività produttiva. E quindi certi economisti prevedono persino il momento in cui il 20% della popolazione mondiale potenzialmente attiva potrebbe bastare a produrre tutte le merci e tutti i servizi di cui la società mondializzata potrebbe avere bisogno. L'era del pieno impiego sembra dunque terminata. Ecco il discorso che andava fatto in questa occasione e che non mi hanno permesso di fare. D'altronde è accaduto anche nelle grandi pianure statunitense, ricordiamo, certo, bene, abbiamo detto dove, prima, dove un operaio, un contadino, su una bella grande mietitrebbia produce, ara e lavora 3.000 ettari di terreno. E quindi, per tornare al discorso, quindi malgrado la crescita demografica, la produzione mondiale per abitante è stata moltiplicata per 2,5 tra il 60 e il 90. Ora questa produzione è stata ottenuta con un concorso sempre minore del lavoro umano, ragione per cui il volume totale di ore lavorate ha continuato a diminuire in quasi tutti i paesi sviluppati. E infatti certi economisti prevedono persino il momento in cui il 20% della popolazione mondiale potenzialmente attiva potrebbe bastare a produrre tutte le merci e tutti i servizi di cui la società mondializzata potrebbe avere bisogno. L'era del pieno impiego, come ho detto prima, lo ripeto, sembra dunque terminata. L'illusione di un lavoro salariato e debitamente remunerato per tutti si è volatilizzata con la crisi. Ne consegue che la distribuzione della ricchezza tramite il lavoro, e qui è stato accennato fortunatamente, ma non sufficientemente, il tramite del lavoro continua a degradarsi e che diventa sempre più pesante farsi carico degli inoccupati o degli non occupabili. In tali condizioni prima o poi il sistema cozza contro i suoi limiti interni di sostentamento, no? Tuttavia i governi che si sono succeduti in questi ultimi decenni hanno continuato a trattare la disoccupazione come un incidente passeggero che era bene integrare in attesa del ritorno del pieno impiego, come appunto anche in questa occasione questi signori che hanno fatto le loro relazioni hanno affrontato. Il taglio era quello, è un errore molto bestiale, non bestiale, molto bestiale, perché abbiamo visto che non c'è uscita da questo vicolo in cui l'umanità si è andata a cacciare. Dobbiamo anche ricordare una cosa però. Ricordiamoci che la vera crisi produttiva dovuta all'introduzione della macchina era arrivata già alle estreme conseguenze prima di che non uscissero i computer, perché uscendo i computer questi hanno dato di nuovo la possibilità di lavoro, di far lavorare a chi lavora sui computer, chi crea i computer, chi vende i computer, sì, chi fa i programmi. Ma è un'esiguissima minoranza. Sì, però diciamo che sempre meno lavoro. Se no la riduzione del lavoro sarebbe stata più rapida e più decisiva. Ma guarda che quelli che lavorano nel settore dell'informatica sono una minimissima d'accordo parte della popolazione, sì, lavorativa. D'accordo, ecco, chi non è. Io ti posso anche dire quanti sono. In Italia sono meno di 100.000. D'accordo, però ci sarebbero state nemmeno quei 100.000. Quindi su 22 milioni 100.000 sono niente, una cagatina di mosca. In tali condizioni si tratta infatti di sapere come un volume di merce sempre crescente potrà essere assorbito mentre si assiste a una riduzione globale del potere d'acquisto, continuando a crescere la capacità di vendita mentre la capacità di acquisto diminuisce e il plus valore che viene creato dalla produzione dei beni, delle risorse e dei consumi va tutto in mano alla grande multinazionale finanziaria, ricordiamoci sempre. Per cui bisogna infatti comprendere bene che la macchina che si andrà a sostituire sopprimerà il lavoro da effettuare non di un posto di lavoro, ma di centinaia di posti di lavoro, dunque centinaia di salari e contestualmente anche centinaia di migliaia di euro che non entreranno più, mai più nel circuito economico, ma andranno ad ingrossare i guadagni del proprietario dell'industria che alla fine dei giochi diventerà l'unica industria globale, come abbiamo appunto sentito che finalmente qualcuno ha detto, ma partendo da un presupposto molto errato. La generazione di questo fenomeno potrebbe facilitare l'instaurazione di un reddito di cittadinanza e, come abbiamo noi sempre sostenuto, in un contesto di rarefazione dell'occupazione, scrive Jean Zin, delle due l'una: o le protezioni sociali sono legate all'occupazione
con la conseguente di disuguaglianza ed esclusione che conosciamo attuale, tanta gente, 12 milioni di italiani a livello di fame, o le protezioni sociali sono legate alla persona e ciò deve tradursi come minimo in un reddito garantito. Si passerebbe così da un'economia della scarsità a un'economia distributiva, detta anche economia dei bisogni. La ridistribuzione delle ricchezze, eccetera, vabbè. Bisogna dunque sostituire questa ridistribuzione attraverso il lavoro con la distribuzione delle ricchezze prodotte, dal momento che esse lo sono con sempre lavoro meno lavoro umano. Ci troviamo quindi in una fase in cui sarebbe possibile, con le dovute cautele e dovute attenzioni, sradicare la povertà e sopprimere la disoccupazione, riducendo le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, ed emancipare contemporaneamente l'individuo, magari scolarizzandolo per 30 anni o dandolo delle alternative di intervento sociale, alternative ludiche. Di alternative ludiche e quant'altro. E quindi, essendo incondizionatamente distribuito a tutti, il reddito di cittadinanza sfugge peraltro ad ogni mercanteggiamento politico e non induce alla frode, contrariamente alla maggior parte delle prestazioni sociali, dove tutti si fanno una pensioncina della nonna, dello zio, no? E quant'altro. Tralascio altre argomentazioni. E quindi, per esempio, con il reddito di cittadinanza il lavoro salariato cessa di essere l'unica modalità di possibile inclusione sociale, nonché di socializzazione, perché saremo tutti nella stessa condizione e quindi non sarà più guardato con disprezzo il personaggio che magari bighelloneggia o piuttosto... si siede al bar a ciarlare con gli amici o quant'altro. Quindi questo permetterebbe anche di passare dal lavoro subito al lavoro scelto, cioè non c'è più bisogno di trovare un lavoro per potersi per mangiare te e la tua famiglia, ma vai a sceglierti quel po' di lavoro che c'è, più congeniale al tuo carattere, alle tue capacità, alle tue indole, eccetera. Qua tralasciamo di esaminare l'aspetto sociale e quant'altro, sociopolitico, comunistardo e quant'altro, per andare ad analizzare le possibilità del suo finanziamento. Qui la faccio corta per non dare troppo noia, poi qualcuno se l'andrà a leggere. Occorrerà ovviamente statuire uno statuto del cittadino, dove poter essere acquisito, il diritto di cittadinanza deve essere acquisito solo a certe condizioni, in particolare a quella di un sufficiente inserimento nella società italiana e di una partecipazione agli scambi di tempo italiani, ovviamente, perché se viene un immigrato clandestino non può godere dei privilegi di un cittadino italiano, senza nessuna offesa per nessuno. È una semplice derivazione logica da una serie di assiomi precedenti. Qui si verificano tutte le varie ipotesi di questa reddito di cittadinanza e andiamo quindi a analizzare poi l'ultima pagina, che è quella su cui avrei incentrato l'intervento, perché ovviamente non sarebbe stato così dettagliato, ma l'ultima pagina dice così: oggi quindi non siamo solo e soltanto in competizione con i flussi migratori che pervengono dai paesi di urgenza demografica o in guerra o per la delocalizzazione dell'industria o della delocalizzazione del fisco o quant'altro, o addirittura creazione di filtri doganali per importare i merci a basso costo rispetto alle nostre e quant'altro, ma siamo al cospetto di gente che oramai non ha più collocazione, e c'è quindi di peggio, di molto peggio. Siamo alla soglia del dominio non solo dell'informatica telematica,
ma ad una conquista del mondo da parte di una nuova etnia, quella dei robot. Questo l'aveva già molto ben intuito Immanuel Kant quando faceva le sue 5 leggi contro il golem, no? Che per tutelare la razza umana dalla sopraffazione del golem, che aveva un aspetto diciamo più diabolico, no? Ma questo è altrettanto diabolico. Esoterico, diabolico e giudaico. Certo, ma questo è comunque altrettanto diabolico, sì. Perché ci troviamo in una situazione di aver chiamato il diavolo. Noi abbiamo richiamato il diavolo dal pentateutico, no? E così via. Un demonio. E quindi quella dei robot, quella l'aveva già molto bene, e anche Asimov, preveggendo di quasi un secolo quello che sarebbe poi ai nostri giorni avvenuto. Le tre leggi della robotica di Asimov furono un insieme di leggi alle quali la fantasia di Asimov, tutti i robot, nella fantasia di Asimov, tutti i robot positronici erano obbligati ad obbedire. Esse furono pubblicate nel lontano 1942. Le tre leggi hanno subito qualche variazione passando da traduzione a traduzione, ma anche se il contenuto rimane sempre lo stesso, è meglio esprimere prima le tre leggi nella versione originale. La 1. Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Punto 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengono alla prima legge. Punto 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Poi le tre leggi furono successivamente modificate in 1. Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno, purché questo non contrasti con la legge 0. Legge 0, poi vediamo, qualcuno se la va a leggere. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, perché tali ordini non contravvengano alla legge 0, alla prima legge, e quindi sono diventate 4 in pratica le leggi. Un robot, il numero 3 o 4, se volete, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la legge 0, la prima legge o la seconda legge. Qui, nel secolo scorso e oltre 75 anni fa, si era nel campo della fantasia. Ora quella fantasia è diventata realtà e sempre più lo sarà in futuro. E per quanto accennato ed estrinsecato fino alla noia in varie considerazioni che sono state proposte sul tema oggetto, se ne deduce che regimentare, regolare, normare con un piano d'assetto generale, in particolare il divenire e l'introduzione di sempre più evoluti e performanti cervelli artificiali nell'industria e qualunque altra attività imprenditoriale, professionale o lavorativa, è diventata scelta obbligata ed improcrastinabile. Occorre che lo Stato o gli Stati, le sue loro varie istituzioni ed enti, applichino una qualche direttiva nel senso della prima legge della robotica, ampliandola e codificando nel senso della redistribuzione dei redditi derivanti dal lavoro compiuto dai robot, avendolo sottratto ai suoi colleghi umani, altrimenti si porranno in competizioni lotta alla sopravvivenza di una o due specie senzienti. Occorre quindi che il legislatore arrivi a comprendere la necessità e l'urgenza di tali normative regolatrici di una parte del mercato del lavoro e dall'altro della ridistribuzione verso i cittadini della ricchezza prodotta attraverso l'utilizzo del lavoro a costo tendente a zero dell'utilizzo dei robot in ogni settore dell'attività fin qui definite umane, ma ora e sempre più in seguito definibili robotiche. Così la politica cacciata dalla porta dovrebbe rientrare dalla finestra. O dal camino. E dal camino, sì, come la maga turchina. Allora, dopodiché, cari amici, siamo a Piazza delle Cinque Lune, lì forse si riesce a vedere, e vi salutiamo con un discreto Laudetur Priam. Sempre Solong, allontanare se non si vede. E se no non si vede la lunghezza. Solong. Pigliate un metro, la volta prossima pigliate un metro.